12 novembre 1974. Muore a Londra Guido Piovene, scrittore e giornalista. Nato nel 1907, lavora come inviato dalla Germania, da Londra e da Parigi, prima per l'Ambrosiano e poi per il Corriere della Sera. Passa poi alla Stampa, con cui collabora fino al 1974, quando accetta di collaborare alle pagine culturali de Il Giornale Nuovo, diretto da Montanelli. La narrativa di Piovene, a partire dai racconti della vedova Allegra, conserva in tutte le sue opere un moralismo acuto e amaro, sullo sfondo di una provincia veneta descritta nei suoi costumi, dominati da una rigida tradizione cattolica estremamente repressiva. Lettere di una novizia, del 1941, è considerato il suo capolavoro. Guido Piovene si laurea in filosofia, ma è giornalista e scrittore, e forse non c'è un confine fra le due professioni, mentre spesso ci sono i grandi scrittori che non hanno lasciato una grande traccia nei giornali o viceversa. Ecco, lui è molto simile a due personaggi che ha conosciuto benissimo in quegli anni, che si chiamano Dino Buzzati e Indro Montanelli, perché riesce a scrivere sui giornali e riesce poi a trasportare quel tipo di scrittura anche nei libri. In particolare i suoi viaggi in Italia, che ricordano un po' quelli di Goethe, che diventano qualcosa fra la guida turistica e la guida romantica del nostro paese, descrivono perfettamente l'Italia del cambiamento, l'Italia che esce dagli anni difficili della guerra, l'Italia che inizia a ricostruirsi, l'Italia dei primi boom, dico i primi perché ci sono gli anni 60, ma poi anche gli anni successivi. Ecco, Guido Piovene ha questa grande capacità che poi porta per il mondo, perché sia quando lavora al Corriere della Sera, sia quando lavora alla Stampa, fa il corrispondente da Londra, fa il corrispondente da Mosca, fa il corrispondente dall'America, per cui ha uno sguardo lontano, insieme disincantato, sull'Italia, ma riesce anche a raccontare agli italiani il mondo che cambia, visto proprio con gli occhi di chi sta in anni molto complicati e difficili a Londra, in America e in Unione Sovietica. Guido Piovene è nato a Vicenza nel 1907. Ha studiato a Milano, dove si è laureato in filosofia. Ha esercitato ed esercita tuttora attivamente la professione di giornalista, soprattutto con corrispondenze dall'estero. Ha collaborato infatti all'Ambrosiano dalla Germania, al Corriere della Sera da Londra, da Parigi e dall'America. Attualmente invia le sue corrispondenze alla Stampa di Torino da molti paesi d'Europa. Piovene è un narratore e un saggista entrato nel mondo delle lettere con i racconti La vedova Allegra, pubblicati nel 1931, dove già fanno spicco le grandi qualità tecniche di scrittore e ben si delineano le tendenze all'analisi metodica e accurata dei vizi e delle passioni umane e al psicologismo sottile e analitico che nelle distinzioni sfumate e attente risente della tecnica dei moralisti francesi del 6-700, unitamente all'influsso degli scrittori russi e di quelli esistenzialisti e freudiani. Raggiunge i migliori risultati e il maggior successo con Lettere di una novizia, pubblicato nel 1941 e ridotto in film dalla Tuada nel 1960. È stato pubblicato nel 1943, ma composto già nel 1939, Gazzetta Nera, che narra in 5 novelle la storia di un delitto compiuto o meditato con una drammaticità che riflette una società separata dal mondo e piuttosto intenta a vedere in profondità nelle cose e negli uomini, con un'analisi lucida e spietata, la cui problematica psicologica è particolarmente rivolta alla casistica morale, coerente con il pessimismo di un cattolicesimo che non redime, semmai scopre esclusivamente la debolezza dell'uomo. Eppure in questa angoscia dell'incomunicabilità sta il fascino piuttosto malioso dell'arte di Piovene, che è però strettamente legato alla tradizione aulica della cultura italiana. Di qui l'affermazione decisiva del libro Pietà contro pietà del 1946, dove il male si identifica con la realtà. Assente ogni sorta di letizia, la problematicità si presenta sempre più sinuosa e contorta. La confessione della protagonista affonda nelle sventure della guerra e si proclama la condanna della pietà, di cui tuttavia si riconosce il malefico e inevitabile influsso.